Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video che vi servirà un po' da guida, un po' anche da Bibbia, su come funziona la promo dei mondiali e in particolare tutte le carte che al momento sono uscite e che poi usciranno, ma vi spiego poi bene. Perché vedo tanta confusione su quelle che sono le carte a tempo, su quelle che sono i Path to Glory, come si riscattano gli swap, eccetera eccetera. Quindi mettetevi comodi perché cercherò di rispondere a tutte le domande. Poi se qualcosa non la capite vi ricordo nei commenti o in live tutti i giorni, potete venire a chiedere. Come vi dicevo, al momento la promo dei mondiali ha portato con sé tre tipi differenti di carte. Le prime sono i Path to Glory, poi abbiamo le carte giocatori mondiali che sono delle carte a tempo e poi vi spiegherò, e poi abbiamo i gettoni scambio mondiali. Ma andiamo con ordine e partiamo dai Path to Glory. Questi giocatori qua sono dei giocatori che sono innanzitutto dinamici. Che cosa vuol dire? Che in base al raggiungimento di determinati obiettivi queste carte si upgradano. Vuol dire che prendono un più uno di overall se la propria squadra supera la fase a gironi e arriva agli ottavi. Prendono un altro più uno di overall se vincono gli ottavi. Prendono 5 stelle di skill se vincono i quarti di finale. Qualora abbiano già 5 di skill prendono invece un altro più uno di overall. Prendono il 5 piede debole se vincono la semifinale. Oppure se hanno già 5 piede debole prendono un altro più uno di overall. E prendono un più uno di overall e poi anche 3 caratteristiche giocatore qualora dovessero vincere la finale. Queste carte qua le potete trovare tranquillamente in tutti i tipi di pacchetti che sono disponibili sul gioco. Premi Rivals, premi Weekend League, i pacchi nello shop che shoppate con i FIFA Points o con i crediti. E questi giocatori qua sono permanenti, questi qua non ve li toglie nessuno. Quando finisce il periodo di 53 giorni non vi spariscono per niente dal club. Le potete giocare, le potete buttare nell'SBC, potete fare quello che volete con questi giocatori, sono vostri e niente, nessuno ve li può togliere. Caso molto diverso invece è con le carte giocatori dei mondiali. Perché infatti, come potete vedere, innanzitutto qualcuno ha anche preso un più uno o più due a seconda dell'overall di partenza, come il caso di Gabriel Jesus. Vedete che poi hanno anche uno stile d'intesa diverso, perché sono brasiliani del Brasile, non sono brasiliani del proprio club, come qui accade danese del Siviglia. Quindi se voi volete utilizzare per giocare questo giocatore qui, non vi darà la stessa intesa di Gabriel Jesus dell'Arsenal, ma linkerà solamente con i giocatori che sono dello stesso tipo, quindi a tempo, oppure con quelli che sono brasiliani, oppure quelli che sono del Brasile. Quindi con questo con questi tre diversi metodi di intesa. Questi qua al termine del periodo indicato ve li toglieranno, non li potete più utilizzare. Voi dite: io con queste carte che ce devo fa? Benissimo, con questi giocatori qua potete andare a fare due cose. Innanzitutto potete andare nella sezione degli obiettivi e andare a farmare in quelli che sono i traguardi, se magari mi fa entrare. Nella sezione dei traguardi, vi faccio vedere qui, andando su eventi scambi, scambi FIFA World Cup settimana 1, potete andare a fare quelle che sono le sfide richieste. Perché qui ad esempio vi dice: vinci 6 partite in amichevoli Foot Live, scambi FIFA World Cup schierando almeno 6 giocatori World Cup senegalesi. Vuol dire quei giocatori a tempo. E voi direte: cavolo, ma sono tanti 6 giocatori senegalesi, come li possiamo ottenere? Quei giocatori lì, li ottenete andando a fare tutte queste sfide qui, traguardi giocatore. Segna un gol con un giocatore del Brasile in qualsiasi modalità, quindi il mio consiglio è quello di mettervi in squad battles alla difficoltà più basica, vi fate una squadra di 11 giocatori che non linkano manco tra di loro, ma che sono di 11 nazionalità diverse, vi completate tutte queste sfide qua e vi daranno un pacchetto essenziale Brasile che contiene proprio il numero di giocatori richiesto per fare quegli obiettivi. Tutte quanti giocatori a tempo, ovviamente, che vi verranno poi tolti, ripeto, al termine della season. Un'altra cosa che voi potete fare con queste carte rosse, se andate nella tab qui del FIFA World Cup, vedete che vi dice 0 giocatori mondiali ottenuti. In base ai giocatori mondiali che voi andate a riscattare dai pacchi, da quelle sfide lì, fate determinati livelli e in base al livello che avete raggiunto al termine della season, quindi tra 53 giorni, quando vi toglieranno le carte rosse, vi daranno un premio. Quindi se avete raggiunto il livello 10 vi darà un pacchetto con 3 giocatori 85+,
Qua vi daranno 3.000 crediti e un pacchetto da 100.000 non scambiabile, poi vabbè, ve li potete vedere voi a scendere. Comunque, più carte ottenete, più sono invece i premi che avrete a fine stagione. Assolutamente, queste carte qui rosse a tempo, non potete fare altro che giocarle e basta, queste qui. Non potete buttarle nell'SBC. Altrimenti ve le guardate, ci fate solo gli obiettivi e arrivederci. Ulteriore caso invece, ancora diverso, è quello dei gettoni scambio. Questi qui non sono giocatori a tempo, vi rimarranno anche dopo la fine dei mondiali, ma non vi serviranno più niente, perché a cosa servono questi giocatori? Che ripeto, sono quelli che poi vi dà come premio quando andate a completare gli obiettivi che si trovano all'interno dei traguardi. Perché se noi torniamo qui nei traguardi, vedete che c'è evento scambi, se completate questa vi dà quel Morris, qua vi dà quel Alcarni, eccetera eccetera. Questi giocatori ce ne sono in totale 50, più alcuni extra che ci saranno nello shop, quindi in alcuni pacchetti. Un paio li potete anche riscattare qui dal pass, vedete a livello 5 c'è lui e se non sbaglio a livello 18 ce n'è un altro. Che cosa fate voi con questi giocatori? Al momento non sono disponibili tutti, li rilasciano mano a mano con diversi obiettivi. Se andate nella sfida creazione rosa, nella sezione scambi, vedete che sono usciti praticamente gli swap, ve li ricorderete tutti. E potete andare a mettere quelle carte azzurrine per andare a riscattare determinati premi, che come potete vedere sono svariati. Ovviamente il mio consiglio è quello di farmarne quantomeno una quarantina, perché a 40 vi portate a casa questo Viera, che non me lo fa per recuperare perché ovviamente ci sta qualche problemino, però questo non è né Viera Mid né Viera Prime, ma è una versione di mezzo più forte della Mid, leggermente più scarsa della Prime, che ve la prendete, la mettete titolare e arrivederci. Quindi secondo me l'accoppiamento migliore è Viera più un pacchetto da 2084 più, che è esattamente qui a 10 token. Molto interessante anche questo pick che vi dà la possibilità di prendere tre carte icona, anche queste che non spariranno dal vostro club, e tra queste c'è Cruyff, c'è R9, quindi ce ne sono svariate. Però piuttosto che rischiare, io onestamente andai sul sicuro, mi prenderei Viera, che è fenomenale a centrocampo, vi permette di monetizzare, di tenere un top buttato lì. Quindi mi raccomando raga, la differenza su queste carte è questa, e anche le prossime che poi usciranno non saranno carte a tempo come queste qua, ma saranno carte di questo tipo, da vedere se dinamiche o meno, ma saranno tutte quante carte che vi rimarranno nei club. Le uniche carte che spariranno saranno queste. Paradossalmente anche queste rimarranno, ma ripeto, una volta scadute le sfide non potrete più riscattare niente. Ragazzi, quindi per questo video è tutto. Penso, spero, mi auguro di essere stato chiaro. Qualora non abbiate capito qualcosa, vi ricordo, scrivete nei commenti o vi aspetto in live tutti i giorni per interazione diretta, mi potete chiedere e avrete la risposta. Vi ricordo in descrizione tutti i link, sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, un saluto dal vostro Liberoschi, ciao!